Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Siamo alla penultima prova di questo mondiale 2023 prima della sosta, perché questo weekend c'è il Gran Premio d'Ungheria, il prossimo il Gran Premio d'Inghilterra, si fermerà la Formula 1 per la pausa estiva e ripartirà dopo a settembre. Si parte nel circuito d'Ungheria, ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter per essere aggiornati su tutto. Signori miei, stiamo parlando di una Formula 1 che sta andando verso una direzione, una Formula 1 dove ha solo ed esclusivamente un padrone, e quel padrone è Max Verstappen con la Red Bull. Ma prima di parlare un po' dei piloti, guardiamo le statistiche del Gran Premio di Ungheria. Lo scorso anno ha vinto come magia è stato Max Verstappen, non è una novità, e invece secondo e terzo le due Mercedes con Hamilton e Russell. Il giro più veloce è stato quello di Lewis Hamilton al 57° giro, e la pole position è stata del pilota della Mercedes George Russell. È una pista, quella dell'Ungheria, lunga 70 giri, poi ha una lunghezza di 4 km e 300 metri, ha ben due zone di DRS, soprattutto oltre ad avere dei rettilinei abbastanza complicati, però dove si può fare la differenza, ha 18 curve, 8 a destra e 6 a sinistra. Stiamo parlando di un circuito dove la velocità può fare la differenza, ma anche le curve hanno il suo perché. È una pista favorevole, come abbiamo visto, ormai le piste sono tutte favorevoli alla Red Bull. Sempre più prende corpo, prende immagine la profezia fatta durante i test da George Russell, che ha detto che questa Red Bull può vincere tutti i Gran Premi. Siamo arrivati all'11ª prova di questo mondiale, finora sono 10 Gran Premi, fra cui due gare sprint, sempre solo un padrone. L'unica squadra che è riuscita a stroncare anche le pole è stata la Ferrari, ma per l'altra è stato un dominio assoluto Red Bull. Ma questo Gran Premio è anche il Gran Premio del ritorno di Ricciardo, alla guida di una Formula 1. Sappiamo che Helmut Marko ha licenziato in tronco De Vries da Alfa Tauri. Io in un video, le solite pagelle che faccio io, è un attimo da diventare il nuovo Max Verstappen a diventare il nuovo Latifi. Mi dispiace per De Vries. Lo scorso anno, un mese da questa parte, perché nel Gran Premio di Monza abbiamo visto il talento di De Vries, che è riuscito con una Williams che non era mai riuscita a portare punti, a portare addirittura due punti a casa della Williams, è stato poi preso dalla Red Bull. Ma il problema è questo: il licenziamento in tronco su De Vries, perché dicono che non è stato mai all'altezza del suo compagno di squadra Tsunoda, non è stato mai veloce come il suo compagno di Tsunoda. Però signori miei, sappiamo che la Formula 1 ti brucia le carriere in un attimo, ma il problema è un altro, signore, se vogliamo parlare. Noi parliamo di Tsunoda, che è un pilota che sta almeno 4 anni in Formula 1. Noi parliamo di un rookie, di una macchina, chiamarla macchina in questo momento, l'Alfa Tauri, chiamarla macchina è un complimento, perché le macchine Formula 1 sono macchine Formula 1. Chiamarla macchina, no, forse chiamarla macchina è troppo. Chiamarla Lambretta è un complimento, perché oggi l'Alfa Tauri va piano. Perché ditemi quanti punti ha fatto, due punti Tsunoda. Mi dovete spiegare. Ora voi date la macchina a cosa? A Ricciardo. E se Ricciardo non riesce a superare Tsunoda, che facciamo? Bruciamo pure Ricciardo? Perché Ricciardo, per chi è andato a prendere l'Alfa Tauri? Perché nel 2024 vuole puntare il sedile di Perez. In questo momento Perez è in difficoltà, in questo momento pure l'unico che l'ha sempre difeso, Christian Horner, l'ha messo all'angolo, però in Red Bull sono capaci di prenderti e buttarti così all'improvviso. Ma signori miei,
Oggi Christian Horner ha fatto passi indietro e ha detto: no, Ricciardo resterà pure terzo pilota prossimo anno, non sarà secondo pilota. Però fino a 2 giorni prima diceva altro. Fino a 2 giorni prima diceva altro. Signori miei, in casa Red Bull il problema non è chi metti come secondo pilota, il problema è che chi va in casa Red Bull, chi è secondo pilota, deve essere consapevole che non gli daranno mai una macchina per vincere Verstappen, perché Verstappen in Red Bull è il re incontrastato, ma giustamente io dico, e io i nomi che vedo, Norris, Leclerc, mi viene da ridere, secondo voi un Norris, un Leclerc va in Red Bull a fare secondo pilota? Secondo voi Max Verstappen quando verrà tolto, cacciato, perché penso che un po' verrà cacciato, non vorrà avere consenso nel scegliere il secondo pilota? Secondo voi, se a Max Verstappen gli dicono: vediamo che prendiamo Norris o prendiamo Leclerc, Max Verstappen dice: sì, sono contento, ma stiamo scherzando. Faranno come hanno fatto in Mercedes quando Nick Rosberg è arrivato ai livelli di Lewis Hamilton vincendo un mondiale, perché Rosberg gli ha vinto un mondiale a Lewis Hamilton. In quel momento Rosberg ha capito che i Mercedes avevano deciso di puntare ancora una volta su Hamilton, capiva che non c'erano altre macchine competitive con la Mercedes, invece di fare il secondo pilota, di rischiare che non poteva difendere il mondiale, dopo aver vinto il mondiale, ha detto: io il mio obiettivo l'ho raggiunto, vincere un mondiale, per me la Formula 1 è finita qua. E poi sono andato a prendere Bottas, e abbiamo visto cos'è Bottas. Bottas è il pilota che, se tu gli dici hai via libera per vincere, vince, se no semplicemente sta dietro. Perez, che secondo me Verstappen gli dovrebbe ancora oggi baciare i piedi, perché se lui ha vinto il mondiale nel 2021, se lui ha vinto il mondiale nel 2021, deve ringraziare Perez, perché ha messo in difficoltà Lewis Hamilton, gli ha fatto rallentare in pista combattendo realmente, ma l'ha fatto perdere quei secondi che dopo, nel famoso incidente alla Latifi, che lì ricordiamo tutto, lottavano Mick Schumacher e Latifi lottavano per un 20° posto, si sono giocato un mondiale lì, due piloti, un pilota con motore Mercedes. Poi l'altra notizia di giornata è quella che almeno è stato comunicato che tre team su 10 sono usciti, hanno sfiorato il budget cap, la famosa pagliacciata del budget cap. Perché per me, dopo la porcata che hanno fatto lo scorso anno, perché signori, Aston Martin e Red Bull hanno sfiorato il budget cap, servono delle sanzioni, sono messi a discutere quale fosse la meglio sanzione per Red Bull, e improvvisamente a inizio mondiale 2023 le due macchine che andavano meglio, chi erano? Aston Martin e Red Bull. Bella porcata, bella porcheria, bellissima porcheria. E ora ditemi, queste due squadre che hanno sfiorato il budget cap verranno punite pesantemente, vero? Quando la Red Bull gli è stata punita con cosa? Con meno ore in galleria del vento? Ma quella è semplicemente la cazzata, quella, perché già con l'aerodinamica la Red Bull è avanti agli altri, è avanti agli altri, quello sarebbe per penalizzarla, invece di 25 ore, 30 ore gliene fate fare 15, ma è già avanti con l'aerodinamica a differenza degli altri. Però va bene così, andiamo avanti, andiamo avanti. Signori miei, questo budget cap è una presa in giro. Io mi ricordo quando dominava la Ferrari, le altre squadre durante il mondiale potevano fare gli sviluppi. Ma voi volete lo spettacolo? Ma che spettacolo volete? Noi fino al 2026 abbiamo delle scuderie che non possono né sviluppare, non possono né modificare né fare niente, e poi voi volete lo spettacolo? Perché? Se una macchina parte bene, una macchina è stata costruita meglio degli altri, e tu in questi 5 anni non mi fai fare lo sviluppo, non mi fai migliorare la macchina, è logico perché 5 anni domina quella scuderia. Invece dovresti più penalizzare
chi domina e dare un minimo vantaggio alle seguitrici per fare lo spettacolo. Perché il bello della Formula 1 è quando due squadre competono. Io, il sogno mio è quando posso vedere tre scuderie, quattro scuderie che lottano per il mondiale. Sarebbe una bella cosa, sarebbe qualcosa di nuovo. Ma invece non lo facciamo perché abbiamo questa minchiata, scusate il termine, del budget cap. Perché ora queste tre scuderie che hanno sfiorato il budget cap verranno punite, verranno punite. Quando tu poi non hai punito la Aston Martin come dovevi punire la Red Bull. Perché se vado a vedere, le due squadre che hanno sfiorato il budget cap sono state quelle che sono migliorate tutte e due nel 2020, hanno fatto i migliori miglioramenti del 2023. Signori miei, questa è la Formula 1 che a me non piace, se a qualcuno piace bene per loro, ma la Formula 1 che troppe regole, troppe persone che vogliono comandare, ci vogliono sviluppo, e a me che tu mi fai un progetto che lo blocchi per 5 anni è una presa in giro. Io il prossimo anno mi dovrei vedere un'altra Formula 1 col dominio assoluto di Red Bull. Se questo è quello che volete voi, va benissimo così. Allora però non cercate lo spettacolo, non cercate di fare la gara sprint, la minchiata sprint, perché quella è la gara sprint, cose sprint, sono solamente cazzate, sono qualcosa in più, ma quella non è Formula 1. La Formula 1 è le qualifiche per la pole position e la gara sprint non interessa a nessuno, è qualcosa in più che per vendere biglietti e vendere gadget, ma la gara sprint è una semplice minchiata. Ma se va bene così per voi, va bene, andiamo avanti così. Signori miei, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e vediamo. Comunque, concentrati, perché c'è il Gran Premio d'Ungheria domenica. Non ho parlato, come sapete, di Ferrari, perché ormai la Ferrari è quella. C'è questa guerra interna tra Leclerc e Sainz. Si è capito che ormai la Ferrari punta tutto su Leclerc e Sainz. Non so se durerà pure il prossimo anno, però ne parleremo più avanti. Iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Ciao!